faremo il quarto racconto, mi pare. Il quarto racconto, c'è una lista dei fatti, c'è una lista che è intitolata Fatti misti, un po' di quello, un po' di quell'altro. Allora, quarto racconto, dice così, Fratticciola, il sasso e l'occhio. Fratticciola chi è? Fratticciola è un paese qui vicino a Perugia, eh? Però prima aspetta, se no mi dimentico. Dunque, stasera la data è il 3 dell'11 1988. Oh, come dicevo prima, il quarto racconto dice così, Fratticciola, il sasso e l'occhio. Fratticciola, stavo per dire, è un paese vicino a Perugia, e infatti se legge sulla targa prima del paese c'è scritto Fratticciola selvatica, ed è selvatica veramente. E il sasso e l'occhio. Dunque, io sono 3 o 4 volte che sono andato, o con la bicicletta o col motorino, ci ho avuto sempre le disgrazie, perché è gente, la maggior parte dice che ci fanno più le vipere, perché hanno paura delle persone. La vipera ha paura delle persone, e credo io che abbiano ragione queste vipere, perché io per 3 o 4 volte che ci sono andato, una delle tante volte, dunque la prima volta sono andato su con la bicicletta per fare una pubblicità, davo dei biglietti, no? Davo dei biglietti e c'era la gente scomposta, rispondevano male. Dico, mica ve li fa pagare, che se li volete più altri, se no. Insomma, vabbè, la seconda volta sono andato su, c'erano i parenti di un mio nipote, non mi hanno dato manco da bere un bicchiere di vino. Non solo che non mi hanno offerto il pranzo, che era l'orario del pranzo, ma non mi hanno offerto manco un bicchiere di vino. Dicevamo da caccia. Ma la caccia fra di me. Ma io gli avevo chiesto un bicchiere d'acqua, veramente. Certo, per avere un bicchiere di vino, perché ero con la bicicletta, io per strada, mi andrebbe un bicchiere di vino, ma non mi sono fermata a beverlo, perché dico dopo mi offriranno da bere lassù, se no mi fa male troppo. Era un pochino prima di pranzo. E invece non mi hanno dato né l'acqua e né il vino, perché l'acqua sembrava brutta a offrirmela, e il vino gli dispiaceva darmelo, sicché mi sono toccato al cazzo. E allora ho bevuto, appena che l'ho salutato la seconda volta che sono andato a questo paese, a quel paese di Fratticciola, no, sono andato a quel paese io. Sì, infatti già, sarebbe bello anche dire sono andato in quel paese, ma hanno mandato a vaffa. Erano parenti miei. Sente questo paese che è intitolato, ripeto, Fratticciola, il sasso e l'occhio. Dunque, la seconda volta manco da bere un bicchiere di vino. La terza volta che sono andato su, perché c'era una festa, sono andato su col motorino invece che con la bicicletta. Ecco perché quella volta col motorino, dice il racconto, il quarto racconto, Fratticciola, il sasso e l'occhio. Perché ho voluto dire che la terza volta, la quarta, roba di 3 o 4 volte, era l'ultima, dopo non ci andò più. Andando su a Fratticciola, che è una 12-13 km da Perugia, non è mica tanto, 14 km, quanto sarà? È vicino, no? Io già sapevo il paese com'era, dico, ma c'è la festa, gli do un'occhiata, ci manca poco che perdo un occhio. E perché? Fortuna! E già tanto era la stessa, perché non era diretto per l'occhio, era diretto per l'occhio, ma mi ci ha acchiappato. Io salendo su per andare a Fratticciola, perché Fratticciola è su una piccola collina, era imbrecciata in alcuni posti, quella breccia. È uscito, certo la colpa non ce l'aveva nessuno. Venendo giù le macchine, gli automobili, una macchina piccola, di piccola cilindrata, un sasso gli è scappato, hai visto che quando si chiappano i sassi a sguincio, schizzano come frecce, un sasso è uscito
da sotto una gomma di un'automobile che lui poretta che ne sapeva e camminava più fatti sui che ne sa, ancora deve sapere. Io magari avessi avuto il morire più alla targa per dire, ma non sei tu, tu non ne sei, l'altra poma guerci. E come? Non lo sa, ma io non ho avuto questo modo, perché andavo in su e sta macchina andava via, che poi corro dietro un po' con quella paura. Gli era scappato un sasso da sotto le gomme, è schizzato, certo il padrone, ripeto, che ne sa, ma ha bucato il parabrisi, avevo il parabrisi. E il parabrisi, dico, non c'è scherza, è robusto, ed è plastica, ma è grossa, la plastica grossa. Fra il vetro, che è così ovale, e la plastica. È bombata, è forte, è robusta la plastica. La bucata, e mi ha strisciato la tempia destra. Me l'ha strisciato. Dico io, è veramente fratticciola selvatica. Hanno ragione le serpi, che sono andate via perché hanno paura di sta canaia. 3 o 4 volte che sono andato su, 3 su 4 ci ho avuto sempre dispiacere. E infatti questo quarto racconto, fratticciola, il sasso, l'occhio. Io metto queste parole per rammentarmi dopo il caso, ma si chiama no fratticciola solo, si chiama fratticciola selvatica. Manco le vipere non ci stanno più, perché hanno paura delle persone, le vipere. Ringrazio il Padre Eterno che anche qui mi ha salvato l'occhio. Lo ringrazio, ma è andata bene.